Allora, Massimo, 2 anni sono passati, era aprile del 2019, abbiamo fatto Ipermarmo, questa bellissima parete, te la ricordi? Sì, mi ricordo, sono passati 2 anni ormai e ha avuto un notevole successo, quindi vuol dire che la gente ci segue, i ragazzi seguono e sono interessati a questo tipo di lavorazione. Bene, oggi facciamo un passo in più e facciamo una lavorazione che sempre imita il marmo, ma con spatola stucchi, quindi altre caratteristiche tecniche, questo totalmente resistente all'acqua, mentre quell'altro totalmente naturale. Vi faccio vedere dove andiamo a fare l'applicazione. Come ho detto, qui abbiamo due pannelli, questi sono fatti con spatola stucchi, quindi assolutamente un prodotto naturale. Calce e qui l'abbiamo rifinito con la cera. Quindi faccio un piccolo riassunto di quello che mi hai raccontato. Diamo 2 mani di spatola stucchi o tre, a seconda se uno lo desidera, e poi con il pennellino faremo vedere a fare questi disegni. Quando vogliamo invece fare una cosa più raffinata con diversi colori, possiamo fare delle strisce con spatola stucchi colorato, giusto? Giusto, questo sia un primo lavoro molto semplice, diciamolo semplice, molto light, dove le venature sono molto sintetizzate, però danno sempre la loro profondità, danno sempre l'impressione del marmo, che è il nostro obiettivo. Invece l'altra lavorazione si aggiunge nella terza mano spatola stucchi più scuro e si danno delle piccole vene dove la colorazione sarà più marcata, quindi avremo un risultato molto più di impatto e più di effetto, quindi abbiamo diverse opzioni per raggiungere l'obiettivo che ci prefiggiamo. Poi abbiamo un bellissimo catalogo con tanti colori, dove diamo proprio l'idea che ci si può sbizzarrire. Basta le parole, andiamo via. Prima mano. Partiamo. Vai. Tu stai facendo l'applicazione highlight ma obliquo. Sì, è una lavorazione obliqua perché dobbiamo fare la lavorazione del marmo nel senso in diagonale, quindi seguendo le venature. È chiaro che poi la lucidatura, tutte le sfumature del marmo, cioè della lavorazione, si devono vedere in diagonale, nello stesso senso poi delle venature. Però si può fare anche Sì, applicazione normale, insomma. certo, anche applicazione normale, sì. Perfetto. Adesso è passata un'oretta, è asciutto, andiamo ad applicare la seconda mano, sempre nella stessa direzione, perché il marmo ha una vena, quindi ha una direzione. E in questo caso metteremo qualche vena nera, che ci serve poi dopo per finire il lavoro che faremo domani con i pennelli, e la mescoliamo naturalmente con il prodotto bianco. Chiaro che si possono usare tutti i colori perché marmi ce ne sono di tutti i colori, quindi è nella fantasia, nella creatività del pittore, giusto? Giusto, perfettamente così. La scelta che appunto è quella di fare un marmo bianco oggi, come dice Giorgio, con delle venature un po' nere, che praticamente queste venature nere ci andranno poi a suggerire quello che domani sarà poi la venatura, quindi caratterizzerà quello che è poi la trama della venatura. Bene, possiamo partire allora. Avanti, vediamo.
metà dell'opera o di più? O di meno? Più o meno metà, no, un po' più, dai. Un po' più di metà? Siamo ottimisti. Ah, ecco, sì. No, perché qua sta venendo notte, sarà meglio che... Infatti, facciamo che presto, ok, è vero. Cerchiamo di sintetizzare. Ha cambiato faccia un'altra volta, cioè hai fatto una roba impressionante. Non... Sono veramente... siamo qua senza parole, quindi... Davvero complimenti, tu come ti senti? Grazie, sì, io sono pure io soddisfatto perché stiamo riuscendo a trovare una sintesi perché quando ci si immerge nell'effetto marmo poi probabilmente talmente ti metti ti rientra che, sì, ti perdi. Che ti perdi, quindi bisogna un attimino... Vai in estasi, è quello che sta dicendo. No, è bello tutti questi, chiaro, scuro, vena, venetta, venona. Buon lavoro, vai avanti. Finito, se io ti lascio andare avanti qua, tu vai avanti fino a domani, giusto? Probabilmente sì, io troverai qua domani. Direi che possiamo dichiararci soddisfatti, abbiamo visto come si fa questo lavoro, a me piace tantissimo, quella che è la parete che mi piace di più, tu che dici? Sì, molto un genere diverso, di poco elaborata rispetto alle precedenti, però allo stesso tempo molto efficace. Bene. Ah, naturalmente a questo punto la parete è finita, ma possiamo dare la cera, quindi è a scelta, come con spatola stucchi, se la vogliamo più lucida, più protetta, e possiamo dare la cera. Lavoro fantastico, io ti ringrazio, soprattutto ti ringrazio perché tu hai questa disponibilità ad insegnare ad altri i tuoi segreti, che fa di te un grande personaggio. Però vorrei un attimino, non sono molto d'accordo nell'insegnamento, ma io lo voglio chiamare più condivisione, non è un insegnamento, ma è un condividere la mia tecnica. Poi può piacere, non può piacere, però è il mio modo di vedere e interpretare il marmo. Complimenti e grazie. Grazie a tutti.